bentornati in un altro video. Come state? Io abbastanza bene, un periodo un po' particolare, pare che siamo passati direttamente dall'estate a Natale senza rendercene conto. E una cosa che veramente ha segnato tutto questo è proprio l'uscita anticipata dei calendari dell'avvento. Mai successo che siano usciti già da settembre, infatti mi veniva un pochino l'ansia, ve lo giuro. Però infatti ho detto vabbè, mi aspetto sempre ottobre-novembre per prenotarli, ma stanno già andando tutti tutti sold out. E infatti, come potete vedere, oggi mostrerò quello lì dell'erbolario. Vedremo se vale la pena oppure no. L'ho pagato 49 euro, mi ho comprato presso un'erboristeria che rivende oltre l'erbolario anche marchi come Bottega Verde e altri comunque abbastanza conosciuti. E perché questa volta ho preferito non rivolgermi all'e-commerce, ma diciamo aiutare l'economia per i piccoli negozi. Il titolare dell'erboristeria è stato molto gentile a consegnarmelo a casa, anche questo servizio di consegna gratuita a domicilio per le persone chiaramente dello stesso paese. Non so quanto possa costare, diciamo, la spedizione verso altre zone, non ne ho la più pallida idea comunque. E quando l'ho visto, ho detto no, deve essere mio. Ho deciso di cambiare brand quest'anno. Se vi ricordate, l'anno scorso ho preso quello lì di Amazon Beauty e anche uno di Barbie. Li elenco tutti e due a distanza di poco nel video. Perché ho deciso di cambiare brand? Innanzitutto perché comunque so che bene o male nel calendario Amazon escono sempre le stesse cosine e sono rimasta soddisfatta l'anno scorso, sì, per quello che ho pagato, certo, perché comunque mi sembra di averlo pagato 25 euro, perché costava, se non mi sbaglio, 35, e avevo un buono sconto di 10 euro da spendere nei prodotti venduti e spediti da Amazon. È un buono sconto, non ricordo come l'avevo avuto, e quindi lo pagai 25. Però se avessi dovuto comprarlo a prezzo pieno, sinceramente no, ve lo dissi già nel video. Però comunque le sorpresine erano veramente molto carine, andatelo a vedere. Questa volta, come ho già detto, vi farò vedere il calendario dell'erbolario. Gentilmente mi è stato consegnato in questa bellissima busta. Ringrazio ancora Alfredo dell'erboristeria per aver avuto premura anche per aver fatto una confezione decente. Tornando a noi, ho deciso di prendere questo qua, è già andato sold out, infatti l'erborista li ha presi solo su prenotazione, perché comunque è un po' difficile che vengano venduti in questo paese delle cose del genere, non vengono ancora capite. Mi stavo perdendo. Niente, allora si presentano questa bellissima scatola bianca, con questo cartoncino vi faccio vedere piano piano, con questi ghirigori, chiaramente natalizi, campanelle, stelle, come si dice, il vischio e comunque palline. Ha questo cartoncino qua davanti con questo, oddio, aghifoglio, sì, come ho detto io prima, vischio, e si presenta al libro, ecco qua, con tutti i numeri sparsi. Mi piace molto, così si passa da una pagina all'altra, così. Chiaramente, quindi lo vedrò insieme a voi, non ho idea di cosa possa uscire, non ho letto spoiler e nulla, perché non c'è più sfizio altrimenti. Se siete come me che non resistete ad aspettare dicembre, allora seguite il video. Allora, mi sono persa già in troppe chiacchiere, iniziamo subito. La casellina numero 1, che corrisponde quindi al 1° dicembre, è questa. Si apre di così. Cosa c'è? Premetto che poi ho scelto l'erbolario anche perché, come anche Bottega Verde, hanno prodotti sia di make-up che sia di skincare. Comunque io usando tutte e due, e mi piace poi sperimentare cose nuove, mi piace molto comprare i calendari dell'avvento per provare nuovi prodotti e se ne sono soddisfatta magari compro la full size nel caso non escano nel calendario o in una box che sia. Cosa è uscito questa volta? Boh,
d'argento, bagno schiuma. Sì, mi sembra. Allora, è una travel size comunissima, non è una misura campione. Bene, non è una versione da 10-20 ml, ma da 50. Potete, come potete vedere, ecco qua, si vede. Metti a fuoco, sì, perfetto. È un bagno schiuma, mi piace molto, con estratti di salvia, clarea ed erica. Faccio vedere bene. Mi piace che comunque io adoro collezionare bagno schiuma. Non credo li farò arrivare a una prossima vacanza perché io poi sono troppo curiosa, devo sperimentare le profumazioni nuove. Mi sembra, se mi sto sbagliando, chiedo scusa, mi sembra di averlo visto in full size o nel video di Erika in un qualche video di Fortuna. Comunque, in caso salto entrambe. Ciao ragazze. Eccolo qua. Molto bello, mi piace. E comunque, eventualmente io vi metto pure i prezzi delle full size in sovraimpressione. Allora, casellina del 2 di dicembre. Allora, 2 dicembre, 2, 2. Ah, ci sono anche le caselline sorpresa col punto interrogativo. Ottimo. Allora, le vediamo alla fine. Numero 2, 2, 2. Ah, eccola qui, si è regolato questa volta. Oh, crema per il corpo fior di salina. Questa qui è un po' piccola, per esempio, questa ecco è proprio una misura campione. Una misura campione, fior di salina. Allora, crema per il corpo con sale marino delle saline dei Conti Vecchi. Se non mi sbaglio, non sono sicurissima, mi sembra di averla già provata tramite un campioncino, sempre chiaramente dell'erbolario, durante una spesa, però nei campioncini monodose a bustina. E mi ricordo che si è trovata anche molto bene, quindi comunque nonostante tutto sono contenta. Però avrei preferito almeno un 40-50 ml anche di questa qui. Casellina numero 3. Eccola qui, l'abbiamo trovata subito. Anche qui veramente una mini size proprio da campione. Latte, detergente, rivitalizzante, i colori dell'orto con succhi d'uva, melograno e mela cotogna per tutti i tipi di pelle. Sinceramente, con una dose così non so proprio cosa farmene, riesco a fare a stento veramente un lavaggio del viso. Per carità, è una prova sicuramente, però ripeto, nel calendario dell'avvento posso ammettere delle travel size, ok, anche voglio capire voi contenere i costi, ma proprio la misura campione, no, non ci siamo proprio, non va proprio bene. L'erbolario, cosa mi combini? Numero 4. L'unico calendario dell'avvento finora che ho trovato con tutte full size addirittura è stato quello di Makeup Revolution. Il Natale 2018, andate a vedere sul mio profilo Instagram, sulle storie, calendario dell'avvento Makeup Revolution. Vi metto tutto in sovraimpressione. Numero 4, eccolo qua. Oh, bene. Questo mi piace molto, l'ho provato già. La crema corpo al burro di karité. Al burro di karité nutriente, sempre però che comunque un pochino piccola. Finora quello che a livello di quantità, quello che mi ha soddisfatto di più è il bagno schiuma. Finora profumano già pure le mani, quindi c'erano, cioè, pure le confezioni sono profumate, questa è una cosa buona. Numero 5, uscirà qualche altra cosa un pochino più grandina? Speriamo. No, sempre. Questa è Travel, ok. Sì, perché non ci sono più grandi, se non mi sbaglio. Ora, shampoo all'acido ialuronico volumizzante. Interessante. Io è vero che uso shampoo farmaceutici, però magari provarlo. Questo qua non mi dispiace. Essendo piccolina, diciamo. Va anche bene perché comunque una full size con me sarebbe sprecata, proprio perché, come ho detto, io uso prodotti farmaceutici. Allora,
Hyaluronic acid con olio di cocco, perfetto, mi piace. Allora, sì, sarà anche profumatissima. Io mi sto profumando veramente già tutte le mani, è una cosa assurda. Quindi, a livello di profumo, credo saranno fantastiche. No, finora soddisfatta, ma al 50%, proprio per quello che ho già detto, perché alcune cose sono veramente piccoline. No, anzi, in realtà sono 4 travel, no, sono travel per l'erbolario, ok, e una campione. Allora, mi sono resa conto adesso. Numero 5, il 5 dicembre, no, il 5 dicembre. Ah, l'ho appena aperto, volevo dire il 6. No, questa è piccola, non c'è proprio niente da fare. Crema per mani e unghie all'olio d'oliva. Io l'ho già provata col campioncino monodose. È ottima, veramente vale la pena, però che devo fare con questa misura campione? Ho pagato comunque un prezzo abbastanza alto per avere campioncini? Non lo so. Molto, questa però posso garantirvi che è una crema molto buona. Veramente lascia le mani morbidissime, oltre che super 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 profumate. Numero 7 dicembre, dov'è il 7 dicembre? Qui. Bagnoschiuma con estratti di papavero. Eccolo qua. Questo non l'ho mai provato, quindi non vi so dire. Misura travel size per quanto riguarda l'erbolario. Comunque le fanno abbastanza piccole diciamo, come misure travel, quindi rispetto ad altri marchi almeno. Questa veramente non vi so dire. Quindi diciamo è stato meglio così, perché conoscendo il prodotto, se nel caso non dovesse piacermi, farei fatica a finire una confezione più grande. Numero 8. Ah, che bello! Un prodotto di make up finalmente. Ah no, sbaglio. Allora, questo è un profumo da borsetta. Si chiama Golden Bouquet. Questo lo do a mamma, però penso che non i profumi. Andiamo tanto d'accordo. Si sente? Però è bello. Talcato, ragazze. Porca miseria, sì, è proprio un profumo natalizio proprio. Con talco. Sì, proprio l'atmosfera di famiglia e casa, Natale. Io non amo il Natale, però certi profumi è bello sentirli. Bellissimo. Molto molto bello. Note di. Ah! Fiore d'arancio, elio troppo. Ah, mi fa sentire, mi fa ricordare la canzone di Sarci. Baciami, e fai di me l'unico scemo che ha fumato l'elio proprio. L'unico scemo che ha fumato l'elio troppo. Fagiolo, fava tonka, vaniglia e ambre si sentono, sì. Diciamo sono proprio le mie note preferite. Spero riusciate a leggere. Sì, così sì. Numero 9. Sembra una travel size, quindi sta niente da fare. Shampoo doccia energizzante con ginepro nero, sesamo e cumino nero. Black Juniper. Allora, anche di questo non saprei darvi un'opinione. A parte, sì, perché mi stanno comunque scocciando queste travel size, vorrei qualcosa di più consistente. Caspita, stavo dicendo parolacce. Caspita, veramente mi hanno già da fuori con un bel profumo. Ma che peccato, ragazzi. Troppe, troppe travel size. Mi sa che così andiamo a finire. Numero 10. Ah, perché? Un braccialetto. No, uno specchio, scusatemi, uno specchio da borsetta, che è solito nei calendari dell'avvento.
niente di eccezionale. Lo specchio se lo potevano risparmiare, che delusione, questa casella grande. Numero 11. Ecco. Il travel size. Un altro. Aspetta. Questo è bagno crema. Ah, ok, il bagno crema della stessa linea di prima. Al burro di karité, perfetto. Ok, ok, adesso ci siamo. Va bene, allora. Ho detto che è pure lo stesso regalo, cioè anche no. E invece, fortunatamente non è così. 11, numero 12. Piccoli di questa carina. Greca. Ah, bomba bagno, penso. O saponetta. Che d'oro. Vabbè, comunque una delle due cose, un bomba bagno, saponetta, sono ambe le cose regali ben graditi, perché comunque la saponetta nel bagno ci vuole sempre, oppure se è bomba bagno la metto come profumacassetto, non avendo la vasca da bagno, quindi va bene. Bouquet d'oro mi sembra di aver visto già, di aver già preso qualcosa. No, mi sono ricordata male. Numero 12, numero 13, una cosa resa invisibile, infatti, crema viso compattante, i colori dell'orto, ok, questa è la stessa linea del latte detergente, ok, di prima, quindi passo avanti. Numero 14, schiuma albero di giada, non l'ho mai provato, speriamo. Ora stanno mischiando tutti i profumi, non riesco a capire niente, poi vi farò sapere, ve li vedrete comunque sicuramente nei prodotti finiti, se anche presto li vedrete, perché poi che ci vive, con tre docce al giorno mi faccio, finisco in niente questi prodotti. Allora, numero 15. Dove sei? Eccolo qua, casellina piccola. Ah, crema per le mani con limone. Questa l'ho trovata quando ho comprato un solare dell'erbolario. Vi faccio vedere il video tramite Amazon. Però questo venditore mi aveva omaggiato anche di veramente tantissimi campioni in bustina. E c'era anche questa qua, ragazzi. Fantastica, è veramente un portento, a parte le mani morbidissime, ma poi un profumo di limone che si sente da qui a New York, veramente è fantastico. Chi ama i profumi agrumati, chi ama il profumo di limone come me, ragazzi, questo è un po' io, ma perché no? Almeno una travel size di questa, e da cazzo fa questa 10 ml, che io non consumo niente. Poi 14, numero 15 l'ho aperto, giusto? Sì, numero 16. Eccola qua. Travel. Ah, la crema abbinata a questo qua, quindi. Quindi sono tutte e due travel size. Quindi bouquet d'argento. Quindi vabbè, secondo me fanno uscire pure shampoo, crema corpo e bagno schiuma delle stesse linee. Vabbè, numero 17, eccola qua. Ma questo è invisibile. Crema viso dissetante, i colori dell'orto e la stessa di questa. No, questa non è uscita. I colori dell'orto, solo l'altra. Crema viso dissetante con estratti di fragola, ciliegia, radicchio rosso per tutti i tipi di pelle. Sembra questa cosa tanta, cioè dai brochet le danno proprio in omaggio, pure se compri una cremina da niente, no? Cioè trovarla nel calendario dell'avvento. Ma numero 17 l'ho fatto. 18.
fior di salina, questo invece è il bagnoschiuma. Numero 19. La crema per il corpo alla giada, infatti, lo stesso di prima. Numero 20. Oh, sembra una cosa più consistente. No, che cacchio è? Ah, maschera viso gel ultra idratante. Finalmente un prodotto diverso. Oh, però sempre nel pottino. Monodose. C'è solo questa cosa. A forma di pallina di Natale, se ci fate caso. Per l'uso leggete la fascetta esterna del calendario. Ok, questa qui, perfetto. Numero 21. Siamo quasi arrivati alla fine. La crema per il corpo al papavero. Beh, ormai ho fatto tutte le cuffiette. 22. La saponetta. La saponetta bouquet d'argento. Quindi ho fatto la tripletta qua, bouquet d'argento. Numero 23. Quella è papavero. No, no. Shampoo doccia all'ebano. All'ebano, ah, mi piace molto questa profumazione, però l'ho provata di altri brand. No, sembra questa travel size mini. Bouquet d'oro sempre. Ah no, questo è bouquet d'oro, non bouquet d'argento. Crema profumata per il corpo con estratti di fagiolo, soldago e miele d'acacia. Questa qui, per esempio, è proprio una travel size completa. Deve essere molto interessante. La 25, che sarebbe quindi almeno uno dei calendari che presenta una casellina in più. Perché scopri come utilizzare questo codice su erbolario.com nella sezione club. Un codice sconto, quindi. Vabbè. Allora, abbiamo terminato le mie impressioni, ragazze, ma penso l'abbiate capite. Allora, un prezzo dispendioso per avere maggiormente dei campioni. Cioè, comunque su 24, togliamo il codice sconto, quindi su 24 caselle, 1, 2, 3 e 4 campioni, veramente non si può sentire. E anche comunque queste, anzi 5. Uno specchietto. Cioè, per carità, lo specchietto, ci fossero stati dei regali un po' più consistenti, perché comunque ho pagato poco questo calendario dell'avvento. Cioè, lo specchio, se cosine, secondo me avrei pagato meno tutti i prodotti in full size, quasi. Sì, questo qua, il profumo, la borsetta ci sta. Ok, alcune cose, poi due saponette. E mi sta anche bene che siano comunque travel. Queste sono travel size. Uno, due. E poi... Ma alcune poi sta maschera monodose, invisibile. E poi tutte le cose, sì, travel size, ma comunque molto molto piccoline rispetto ad altre marche. È vero che comunque l'erbolario non mi pare che faccia delle...
travel size così grandi, però sinceramente per 49 euro io non lo consiglio. Se voi andate a spendere per i cavoli vostri sul sito, su un negozio che rivende erbolario, spendete di meno e questi qua magari li avete in omaggio. Ho detto tutto. Allora, prodotti tutti molto interessanti, molto, ma avrei preferito almeno una metà, anche due o tre in full size, ma tutte mini travel e misure campione streaming sito, no, non ci siamo proprio. Per me il prezzo è alto. Io, è vero, il contenere i costi, ma un calendario del genere, cioè 20 euro eppure erano regalate, sinceramente. Io avrei voluto aspettare un pochino per fare questo acquisto, ma purtroppo, come sapete, i calendari dell'avvento sono andati sold out. Io ho provato pure a prendere quello lì di Look Fantastic, eppure non l'ho trovato più. Volevo andare da vicino a prendere quello lì Sephora, ma sinceramente, andare fin lì al centro Campania o a Napoli con questa situazione non mi sembra proprio il caso. Non so se me lo farò arrivare, oppure opterò per qualcos'altro quest'anno. Non lo so. Qualcuno l'ha già preso, quello che dico io, il Sephora Favorites, perché quelli là con i prodotti Sephora non mi piace tanto. Sephora Favorites forse lo acquisterò, per il momento poi non lo so, però sinceramente ragazze, se doveste comprare il calendario dell'avvento dell'erbolario, no, no, perché ripeto, soldi buttati. Veramente non ci posso credere. Ho visto sì persone deluse dai vari calendari dell'avvento, però questo mi sembra veramente un pochino troppo. E io non ci posso credere, cose che a volte, per esempio, i brochure, ma anche lo stesso erborista, quando io vado a comprare delle cose, ma mi riempie di queste cose. Mi riempie, cioè, cara l'erbolario, ma che hai combinato? Ma l'anno prossimo metti, abbi pazienza, metti qualcosa di più consistente, perché se no non lo compro più. Ti voglio dare un'altra possibilità. Ti voglio dare un'altra possibilità, ma devono essere almeno pure tre o quattro prodotti un pochino più consistenti. Sono tutti belli però questi prodotti, da dire, perché comunque alcuni li avevo già provati, l'ho detto, però vabbè, avete capito, mi sto ripetendo, non lo comprate, non lo comprate. Ok, è tutto, spero che questo video, nonostante tutto, vi sia stato utile, vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Non dimenticate di mettere like al video, commentare, iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche così da non perdere nessun altro video. Aggiungetemi sui social, Instagram e Facebook, i link sono qui sotto. Che vi rimando un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao!